Il meglio degli eventi sportivi. Lo scorso sabato 19 marzo si è disputata a Bairo la prova unica per le categorie giovanili del circuito canavesano WISP dedicato alle corse campestri. La manifestazione è stata organizzata dalla podistica bairese in collaborazione con il comune ed è stata anche l'occasione per assegnare l'ottavo trofeo dedicato alla memoria di Edoardo Ellena. L'evento si è rivelato un vero successo, come confermato dal record di partenti per questa competizione, con la bellezza di oltre 170 giovani atleti in gara. Grande partecipazione in particolare da parte dell'Atletica Rivarolo, presente con ben 78 alfieri, mentre i padroni di casa della Bairese hanno toccato quota 43. 16 partenti per l'Atletica Venaria, 10 concorrenti a testa invece per la Dora Atletica e l'Atletica Settimese. Sono risultate 12 le categorie in programma. Alla fine la società che ha conquistato il maggior numero di vittorie è stata proprio quella organizzatrice, grazie a ben 6 primi posti. I successi sono arrivati in campo femminile grazie a Emma Angelino nei primi passi, Melissa Chiarle tra le cadette e Fatima Creativi tra le allieve. In campo maschile invece a vincere sono stati Tommaso De Montis tra i pulcini, Gianluca Cavaretta tra i ragazzi e Alessandro Morini tra gli allievi. Tris di sigilli per l'Atletica Rivarolo in campo femminile con Camilla Borello tra i pulcini e con Agnese Martinetto tra le ragazze, mentre il terzo successo l'ha firmato Elia Villa nei primi passi riservati ai maschietti. Un successo a testa quindi per l'Olimpia Atletica con Alessandro Stecca tra gli esordienti, altrettanti per il Valsesia con Luca Balsarini tra i cadetti e per l'Atletica Venaria, grazie a Elisabetta Bottero tra gli esordienti. Infine tra le società a punteggio l'Atletica Rivarolo si è imposta con 799 punti, precedendo la podistica bairese con 547, mentre terza l'Atletica Venaria con 231. In quarta posizione si è piazzata l'Atletica Settimese con 120, quinta la Dora Atletica con 70. Meglio degli eventi sportivi.